odio. Questo crasha. Ciao! Bentornati. Tu parla, io mi metto in attesa. Pixels. Questo episodio di Accesso Anticipato è dedicato a Gear Up. Ci credo poco. È un episodio che abbiamo già cercato di registrare 4 volte. Un po' di volte. Ma per un qualche motivo crashava, perché andava in conflitto col programma di registrazione. Non si sa bene per quale motivo. Oggi sembrerebbe funzionare. Sembra funzionare tutto come Dio. Cos'è vuole. Gear Up? Gear Up è un gioco di spara di nell'arena. Chi l'ha fatto? I Doctor Entertainment AB. Puppa. I Doctor Entertainment. Ok, quindi è un non è un FPS. Non è un FPS, è un TPS. TPS. È un third person shooter dove siamo questi simpatici ribottini, questi carri armati, totalmente customizzabili. Sì. Che sono esci dai setting. Dai, sì, esatto, non è che uguale l'altra schermata. Vabbè, però c'è il videino sotto, stiamo facendo vedere che, visto che è la quarta volta che proviamo a registrare, siamo già a livello 11. Perché io l'ho giocato nel frattempo, avendo perso le speranze. No, siamo a livello 11, siamo abbiamo 11 a gold, cosa siamo a 5 gold. Cioè, okay, 5 livello, 5 e 11 gold per comprare i pezzi. Cacchio! Allora, ci sei proprio dato dentro. Vi faccio notare, ho comprato un sacco di roba, già anche venduto, perché vi faccio notare una cosa importante e interessante di questo gioco e della sua modalità free to play, perché è un free to play. Oh, questo è in accesso anticipato. A dire la verità, mentre registriamo non è ancora uscito in accesso anticipato. Quindi è un arriverà in accesso anticipato, però, forse, però potete già giocarci. Però su Steam puoi già giocarci. Esatto. Perché se andate nella sezione accesso anticipato, nella sezione coming soon, c'era Gear Up, io ho cliccato download, lui si è scaricato, ho cliccato play, lui ma è partito. Me lo ricordo, ma se è accesso anticipato che è in coming soon, perché posso già... E ho detto, ma fai prova, play. Vabbè, e abbiamo giocato. Dicevo, è free to play. Sì. ma si può anche pagare. Ok. Cosa ottieni se tu paghi? No, puoi pagarlo una volta a 5 euro e qualcosa. E ottieni quel parts che vedete là sopra. Sono i pezzi di ricambio che io posso avere in garage. Ok. Che lentamente aumentano. Ok. Se io pago 5 dollari o 5 euro, quel che è, sono illimitate. Ah. Ok, posso comprare tutto. Figo. Se invece pago 10 dollari, mi compra lui tutto. Ah. Beh, fine dei troppo. Pagamenti. No, onestissimo. Onestissimo? Onestissimo. 10 dollari. Quindi, se no, devi raccumulare quei punti nel wallet che ti permettono di comprare un pezzo più o meno ogni 5-6 punti. Quindi, fondamentalmente, con 10 dollari compri il gioco. Con 10 dollari compri il gioco completo. Beh, cacchio. No, vabbè, onesto. Considerate che i 5-6 punti per comprare un pezzo si fanno in... Se avete una percentuale di vittorie del 50%, lo fate in due partite. Ah, perché a perdere si prende un punto, a vincere se ne fanno in genere 4-5. Beh, mica male. Quindi comunque non è che sia una roba che... Mica male. Difatti posso farvi vedere, se volete, la zona di costruzione del veicolo. E io mi sono già pigliato una sacchettata di parti. Porca paletta. Come potete notare. Poi alcune, siccome ho gli spazi limitati, alcune ho dovuto vendere per provare delle altre parti. Come noterete, se adesso cambio la torretta, trick, lui cambia come è fatta la torretta. Esatto. E si possono cambiare anche, customizzare anche i colori. Si possono customizzare assolutamente anche i colori. C'è una bella palette di colori che abbiamo qui. Noi siamo verdi e il nostro canale è verde e arancione. E quindi, chissà perché, no, accesso anticipato è verde e arancione. E quindi andiamo subito a farlo verde e arancione. Sei contento? Va contentissimo. Che cosa fine che abbiamo fatto. Sì, infatti, per nulla tamarra, per non nulla sembra tamarra. Assolutamente uscito da Fast and Furious. Esatto. Va bene, abbiamo delle caratteristiche nella nostra cosa, ma certo. Io direi di passare a far vedere il gioco in certo. Sé per sé. Vuoi giocare tu o voglio giocare io? Come vuoi, posso anche giocare io se ti fa piacere. Sì, d'accordo. Allora, ci sono varie modalità che sono Conquest, Deathmatch e Team Deathmatch. Ok. Le classiche da sparatutto. Perfetto, io direi di andare su un Deathmatch, un Team Deathmatch. Cosa ti piace di più? Team Deathmatch, va bene. Prendiamo un Team Deathmatch a casaccio. Facciamo start e aspettiamo che lui si connetta. Certo. Tra l'altro è pieno di gente. A tutte le ore del giorno e della notte. Bello. Io non sono mai arrivato, non mi sono mai collegato trovando meno di 5-6 match nei quali poter entrare. Urca. Quindi proprio pieno di gente, gratis, divertente, devo dire che. Ed è anche una, adesso lo vedrete, una realizzazione grafica che è molto molto carina.
Sembra molto ispirato da quello che dicevamo nelle registrazioni buttate a Team Fortress Come grafica? come grafica. Però Sì, come grafica, sì. invece degli umanoidi abbiamo i robottoni. Oh, va che bella mappa. Allora, sono su io, questa mappa qua ci ho già giocato abbastanza, quindi la conosco e quindi comincerò ad andare a cercarmi dei bei bonus. Noi abbiamo i colpi, la nostra arma ha i colpi, quindi potete notarli in basso a destra, sia quella principale sia quella secondaria. Colpi limitati, quindi. Limitati, esattamente. Oh, guarda che c'è qua. Quella sinistra. Double kill, attenzione! T'ho detto che sono Attenzione! preparato. Su questo qua sono abbastanza, questo gioco sono abbastanza preparato. Ho preso, tra l'altro, le varie cose che noi compriamo nello shop cambiano il comportamento del nostro veicolo, che può avere vari tipi di pezzi. Ad esempio, le ruote che io ho montato non sono abbastanza veloci, ma non mi permettono di andare sull'acqua, Sì. Lo però mi permettono di fare le strife? No, No. a girare sul posto. Ah. Non devo, non ho, vedi che io posso girare sul posto, posso cambiare direzione sul posto, mentre altre sono tipo delle ruote che invece non mi permettono di farlo perché mi permettono di avere più grip, piuttosto che ci sono le zampette da ragno che mi permettono di andare sulle pareti storte, Ok. piuttosto che i jet che mi permettono di andare anche sopra l'acqua. Ok. Stesso dicasi per altre cose, tutti i pezzi che abbiamo formano la nostra vita, ok? Allora, Eccomi, questo in picchia tutto. alto ovviamente vedete il punteggio delle due squadre, in alto centrale, subito sotto vedete il timer che rimane, il tempo che rimane del match, in alto a sinistra la chat, in alto a destra il log di quello che sta Su succedendo. chat dove ci avessi visto parlare mai qualcuno, No, ma non fa lo infatti, stesso. vabbè, però c'è. Non è un gioco in cui si chiacchiera tanto, in cui si ha il tempo per chiacchierare È tanto. tra una morte e l'altra, aspettando quei 5 secondi del respawn. Certo. In basso a destra abbiamo le munizioni dell'arma primaria e secondaria. E la minimappa in basso a sinistra, che Esatto. si può allargare schiacciando tab, giusto? Sì, posso farvelo vedere. Quella roba durata mezzo secondo era la mappa allargata. Non è semplicissimo perché ho bisogno del dito per girare, No, quindi c'è non posso problema. fare più di tanto per farvi vedere la minimappa. Miau, in vetro, Allora, grande. sono dietro di me. Dicevo, un'altra caratteristica, dicevo, tutti i pezzi che noi abbiamo costituiscono la nostra armatura, che potete vedere sotto, che quindi è quando noi moriremo, ok? Quanto ci serve a ucciderci, ma in più danno anche altre caratteristiche. Per esempio, la torretta che io addosso, questo è un volume di fuoco veramente notevole. La Sì. torretta che io addosso mi permette di montare due armi laterali, che vedete di fianco alla mia torretta, e in più è quella più veloce per quanto riguarda la velocità di, Il no, rato di fuoco. la velocità di cambio di direzione della torretta. Cioè, posso girare molto in fretta il mitragliatore. Questo qua è già fregato. Ai. E Preso così. l'arma secondaria cosa ti fa? L'arma secondaria, quindi nel mio specifico, con il destro, con il destro sparo con le due mitragliette che vedi ai lati della mia Che sono torretta, sempre mitragliette. che sono sempre mitragliette, perché ho messo quelle. Ci Sì. sono anche delle altre. Io adesso sto giocando con un assetto che fa molto danno ed è veramente molto, molto fragile. Ok? Potrei andare a fare. Adesso magari mi uccideranno mentre faccio questo. Build Vehicle, io ho un altro supporto che è questo, che mi aumenta l'armatura. Vedrai che la mia armatura sotto è passata ad un numero superiore. Adesso non Sì. perché sono ferito, però è passato ad un numero decisamente superiore. E questo mi dà un po' più di resistenza al prezzo di una delle due torrette aggiuntive che Ok. avevo. Quindi abbasso il mio coso di fuoco. Conta i vari pezzi danno diciamo, più o meno armatura, hanno una massa, la massa determina quanto la mia accelerazione piuttosto che quanti colpi posso sopportare e la mia velocità massima. Nel mentre rido perché qualcuno ha scritto in chat. Cosa ha scritto? Come on! Perché sei l'unico rosso Contro due blu mi contro rendo due conto blu. di questa cosa. Mi rendo conto di questa cosa. Potrei girare per 40 minuti ignorandoli. Prenderò, quindi, pertanto prenderò lo scudo.
lui ha tre torrette, cacchiarola. E lui ha quella centrale più le due che avevo io prima, solo che ha un assetto molto più grosso del mio. Decisamente. E quindi subisce più danni di me senza grossi problemi. Io dovrei giocarmela girandogli attorno, avendo io la possibilità di girare molto più in fretta la mia torretta. Ma loro sono già in due, che distanza. Ma loro sono già in due, quindi come potrete ben capire non ci sarà grande. E attenzione! E Paolo fa il miracolo, signori! Attenzione! Come dicevo, se gli giro attorno ottengo di più. Ci sono un sacco di mappe, le mappe possono ospitare un numero diverso di giocatori, uh-huh. Ok, fino, mi sembra che quella più grossa ne ospiti fino a 16. Caspita. Che è un gran carnaio quando ci sono 16. Otro col grotto, quindi. No, anche deathmatch secco. Non sono riuscito a tirare. Anche se uno contro. Cioè tutti, sì, contro, sì, tutti contro. Sì, free for all. Esatto. Devo dire che le mappe sono tutte abbastanza carine. C'è anche la possibilità di ribaltarsi. E una volta ribaltato puoi rigirarti? Sì, qui ci metto un pochetto a rigirarti. Speri di esserti ribaltato in un posto in cui nessuno ti ha visto. Un po' per la vergogna e un po' perché. Come dire, non è pratico ribaltarsi. Beh, prima era successo a Black Star, quello portato di fuoco al termico. Ah, devo un altro, ok. Cioè, perché ti faccio giusto danno? Perché avevo il Black perché Star. Il Black Star dietro. Certo che due contro uno è complicato. È un po' da stronzetto. Vabbè. Altra cosa da dire, vorrei farvi vedere una mappa con più gente adesso. Quindi farò questa cosa maleducatissima che è uscire e non prendere neanche i punti, o vuoi che gli facciamo vedere i punti? Facciamogli vedere i punti, piuttosto facciamolo dopo. Dici ancora un minuto? Ma sì, un minuto possiamo permetterci. Facciamoli prendere a questi qua, che poveri cristi sono stati talmente pazienti da inseguire uno stronzo per tutto il tempo. Vedi che però io gli piazzo molto più colpi rispetto a lui, perché giro, sì, più in fretta. Dovrei riuscire a girargli attorno. Il controllo è particolare, perché ecco, con la mano sinistra controlli l'automobilina fondamentalmente, sì, col mouse controlli la torretta. E non è assolutamente facile schivare mentre si mira dall'altra parte. Qui sono successe cose. Sono successe cose, sì, uno era ferito, gli sono saltato io, sì, in groppa, ma l'altro era. Questi qua non si muovono, sono uno vicino all'altro, no? Così. Perché si vogliono bene. Sono proprio sicuri che di vincere, avevano paura che questi 4 secondi potessi fare 12 kill, credo. Eh già. Va bene, vedi che ho preso un punto. Ogni 10 nemici distrutti durante la partita è un altro punto. La vittoria è. Uscire dalla lobby. Sì, provo a vedere i punteggi sono. Uscirò dopo dalla lobby. Uscirò dopo dalla lobby. Vuoi provarlo? Voglio provarlo. Vai, caro. Con un sacco di gente? Con un sacco di gente, ma con un sacco di gente è più facile. Perché non ce l'hanno tutti con te. Due contro uno è più difficile. Io livo. Liva. Perché sì, no, sì, sì, di nuovo con loro. Due contro uno per brutto. Va bene. Puoi allegramente andare a prendere. Guarda, c'è uno da un Hong Kong, questo è un team deathmatch, c'è un posto in quello lì da 15 contro. Guarda lì. Vai. Dai. Adesso sai che mi faranno un culo a capannella, vero? Vabbè. Ovviamente. Ti può interessare il mio record di kill 20 in un match? Mai. Mai. Devo dire che giocandola bene si recupera anche. Io ho anche la mappa piccola, questo è un carnaio sicuro. Madonna! Questa è una mappa veramente piccina. Ci sono due missilotti che sono uno lì e uno tra le due piglie che vedi laggiù. Scatto un po' in 16, registrando in 16 con questa. Tutti e due i tasti del mouse premuti. Per usare anche le torrette. Certo, sì, no, quello lo stavo. Vorrei spawnare. Aspetta, con calma, ma ti fa spawnare. Is this a 50 minute game? Yes, lol. Siamo 381 a 367, se ti interessa. L'ho fatto fuori mentre cadevo? No. Cadendo si muore. Avevo capito. Però è anche ben bilanciato, perché sono 384 a 368 più o meno sono lì, Che figura di tolla che ho fatto. Capisci? Sembrava
facile quando lo faccio prima. E la Madonna. Allora, consigli sull'utilizzo di queste armi. Non si sta mai fermi. E quando si spara si tiene premuti due tasti e si cerca di mirare più possibile. Perché hai solo mitragliette che hanno una scarsissima accuracy. Ok. Va bene. Ce la posso farcela. Ce la puoi farcela, fare almeno un kill, dai. Almeno uno. Spero. È veramente un carnaio. È assolutamente un carnaio. È ma bellissimo. Sì, 16 in questa mappa non so perché l'abbiano scelta. Là non lo prendo, non gli farei mai niente. Chi se ne frega, io sparo. Ma mai nulla, io ti faccio da coach. Oh, ne hai ucciso uno, bravo. Vedi che avvicinandoti ai nemici fai delle cose. Ovviamente ci sono un sacco di armi diverse che cambiano molto anche la... Devo dire che per il momento non sono tutte bilanciatissime. Nel infatti senso sento che... ce n'è uno che fa tum tum che mi sta brutalizzando in due colpi. Sì, però ci sono anche armi che hanno pochissima area magari. Oh, si è slaggato. Si è slaggato. Va bene. Ho capito che è successo. Quello che fa tutto potrebbe essere l'arpione. Che io ho provato e ho subito venduto. Perché l'arpione è molto carino, fa molti danni, ma è preciso! E si ricarica molto lentamente. Mi sta venendo un dubbio atroce, spero che non sia così. Che sia caduta la registrazione. Sì. Chi può dirlo? Può essere. Va bene, ma adesso lo scopriamo facendoti uscire da questo match. Esci da questo match. Esco da questo. Aspetta. Alla prossima morte, giuro. Dal cambio di comportamento è possibile. Alla mia prossima morte. Sì, sì, immaginavo la tua prossima morte. E con la macchinetta che si muove più decentemente è molto più facile. Io ho finito tutti i colpi. Ed ora devi raccogliere un power up che ti dà i colpi. Tipo quello lassù. No, quello lì è la vita. Quello in mezzo alla vita. Amici, uccidetemi. Puoi buttarti nell'acqua se lo uccidi. Come sa? Certo che se tu prendi la vita. Amici, uccidetemi e prendi la vita. Ciao! Vabbè, fai le pataciaffete! Addio. Perfetto. Perfetto. Lo vedremo subito. Ora scopriamo. E invece no. E invece no, attenzione. Quindi sono il brivido della diretta proprio. Sì, temuto che dopo 4 crash quando abbiamo pronto ad arrivarti. E invece no, allora, assolutamente. Cose che ti sono piaciute, cosa vuoi dire tu? Quello che ti è piaciuto o quello che non ti è piaciuto? È che non trovo cose che non mi sono piaciute. Te lo giuro. Allora, dai, tutte le cose che ti sono piaciute io dico quelle che non mi sono piaciute. È bello, è frenetico, divertente, c'è un sacco di gente sopra, i controlli non trovo nulla da eccepire, cioè davvero sono fatti, sono molto precisi. Non avendoci giocato issimo come ci hai giocato tu, non posso dire null'altro. La grafica è bella, è pulita, si capisce molto bene, si capisce da dove arrivano i colpi, si capisce. Sì, vero. Si capisce. È tutto estremamente chiaro e fine, non c'è. Tutto bello, non mi sembra. Non c'è. Allora, io ti dico le cose che a me non convincono tanto. Vai. Facendo la premessa che è un gioco che mi piace molto, lo sto giocando proprio volentieri. Ok. Ok. Ci possono applicare strategie da camperone di quello brutto. Ah. Perché io con le zampette da ragno mi arrampico dove non arriva nessuno che non ha le zampette da ragno. Un bello sniper, una bella cosa per fare invisibilità, mi metto lì e faccio tutto. Sì. Poi, mentre io finisco di dire le cose che non mi sono piaciute, tu puoi andare ad aprire alla porta che... come abbiamo oggi una puntata tutta in diretta, fantastico, è arrivata la pizza. È fantastico. Dicevo, altre cose che non mi convincono tantissimo è che le armi non sono bilanciate, ma questa è una cosa che possono assolutamente fixare prima di arrivare alla versione definitiva. Io in particolare ho provato l'arpione che è veramente tanto richiede veramente tanta precisione, fin troppa, e ricarica troppo lentamente per la precisione che chiede, e lo shotgun, che richiede di essere tanto vicini e un colpo è molto raramente è letale. Però in generale non ho ancora provato tutte le armi, pian piano mi ci dedicherò.
Va bene, adesso vi saluto io da solo perché Max in questo momento sta pagando la pizza. Ci vediamo al prossimo episodio che sarà domani. Se volete, se vi è piaciuto questo video o se volete aiutare il nostro canale, speriamo entrambi, condividetelo più che potete. Ciao!